Le voci di crisi tra Belén Rodríguez e Andrea Iannone impazzano da settimane. Sono partite da un gossip che porta la firma del giornalista Gabriele Parpiglia che, nella rubrica Giri di Walzer di Verissimo, ha lanciato la bomba. Ma c'è o non c'è Maretta? C'entra Fabrizio Corona, come si è detto uscito il rumor della presunta rottura con il pilota di MotoGP. Ora l'Argentina rompe il silenzio sulle pagine del settimanale Chi e parla di una pausa col pilota. In ogni caso, ecco cosa ha fatto sapere a Chi dopo giorni e giorni di rumor. Questo è un momento particolare della mia vita. Ho voglia di lavorare, di mettermi in gioco e dedicare il poco tempo prezioso che ho a mio figlio. Le pause, ne sono convinta, fanno bene a tutte le coppie, servono? E poi aggiunge: con Andrea Iannone ci siamo presi una pausa, e sono certa che ne valga la pena. Lo dico senza la voglia di creare rumors, fare chaos. Ecco la verità. Eppure, poco dopo aver rilasciato l'intervista al giornale diretto da Alfonso Signorini, è stata pizzicata a cena proprio con Iannone e alcuni altri amici, in un noto locale milanese, il Radetzky. Una pausa strana, dunque. Continua dopo la foto, una pausa ma anche un po' di confusione, azzarda il magazzino di Signorini, che ha poi seguito la Rodríguez nel celebre locale avvistando anche Andrea Iannone. C'erano altre amiche di lei, va sottolineato, però c'era pure lui? E non sembrava così distrutto come è stato detto nei giorni precedenti, in uno della miriade di pettegolezzi circolati sull'argomento. Oltretutto i due sono poi andati nell'appartamento di Belén e Andrea ne è uscito solo al mattino. Continua dopo la foto, non è chiara, dunque, la situazione Belén Iannone. E a complicarla, adesso, arrivano nuove foto dell'Argentina pubblicate sempre sulla rivista Chi. Non è sola negli scatti rubati dai paparazzi, Belén. E no, non c'è Iannone. Nemmeno quel Fabrizio Corona che si mormorava essersi messo in mezzo alla coppia, o ex coppia, d'oro del gossip. Ma il passato della Rodríguez c'entra e come? Rullo di tamburi. È stata fotografata con Stefano De Martino, e il figlio Santiago. Continua dopo la foto, Belén e Stefano, incuranti dei paparazzi, tornano a farsi vedere insieme per le strade di Milano mentre, sorridenti e divertiti, passeggiano insieme a Santi. I tre prima fanno shopping, poi comprano cibo da asporto, e infine vanno a mangiare nella casa che Stefano ha preso a pochi passi da quella della Rodríguez. Che sta succedendo? Una tranquilla reunion tra ex per il bene del figlio o ritorno di fiamma in vista?